Ma poi sentiamo Romeo, eh? The slow day, the calm, the night will unfold. È lunedì 14 febbraio. Buon San Valentino. Comunque speravamo succedesse qualcosa ieri o l'altro ieri, ma niente, Romeo non ha voglia di uscire. Quindi aspettiamo noi, che possiamo fare? Altro non possiamo fare. Che il raga hanno chiamato Mari che entro un'ora deve essere all'ospedale. Non sappiamo ancora cosa faranno, ma iniziamo ad agitarci un po'. Ci hanno chiamato? Sei in ansia? Molto. Tu? Andiamo mangiando fagioli, raga. Ma non lo fanno. Schifo, è solo la cosa più veloce da fare. Amo? Già. Sono abbastanza agitato, giusto poco a poco. Mi dici come stai? C'ho l'ansia. Vediamo Romeo fra poco. Mi sta calciando. Thought you were leaving without a sound. Siamo quasi, raga. Sì. Vediamo. Sveti. Non capisco più niente. Siamo appena arrivati in ospedale. Ci dovrebbe essere l'induzione e fortunatamente posso stare anche io. Marica avrà una camera tutta per lei. Vabbè, comunque posso stare anche io in ospedale, che è già una gran cosa. E c'è un po' di tensione, raga, giusto un po'. Raga, non per dire, ma tutta questa è la nostra suite solo per Marica e Romeo. Anche tu hai letto là sopra? Qua c'è il mio letto. Top, raga, top, ma top, top, c'è top. Più grande il mio. Qua c'è il bagno. C'è anche la palla. E posso stare anche io qua a dormire stanotte nel caso che Romeo decida di non arrivare di non arrivare oggi. Per ora 5 stelle, raga. Non è una clinica privata, è l'ospedale pubblico, il St. Thomas, vicinissimo al Big Ben e vicino a casa soprattutto, che è la cosa più importante. Ora dobbiamo solo aspettare. You just don't Ciao. Know the far. In this world I'll be. Romeo. Right by your side. Ok, raga, c'ho un po' di vento. Allora, pensavo fosse molto più veloce, invece ci vuole tempo. E quindi io sto tornando a casa perché abbiamo lasciato tutto di corsa. Tornando a casa, prenderò un po' di roba e poi torno stasera, così faccio compagnia a Marica per dormire. Adesso sono un po' più tranquillo perché so che ci vuole un po' di tempo. Ok, raga, sono le 9:30 e sto tornando all'ospedale. Marica era qui, stava facendo i controlli, ancora nulla. Vediamo se domani è il giorno. Speriamo. Sì, raga, non volevo salutare, ma in ritardo, non ci sto capendo più niente ed era l'unica cena disponibile. Raga, situazione alle ore 11, Netflix, Marica inizia ad avere qualche dolore. Romeo che ancora non vuole uscire. No, cosa c'è? Oh, mi fa male il muscolo qua. Potresti fare un massaggio? Tu l'hai appena fatto 10 minuti di massaggio? No, non è vero. No, ascolta. Sto filmando, non mi convinci così. Dai, ci sono 2 minuti. Lunedì 10, raga, stanno iniziando le contrazioni. Non sono medica, non ho più idea di cosa siano questi segni qua, ma qualcuno ci ha detto che sono contrazioni. Stai vedendo camomilla? Come sono i dolori? Non lo so, sto male. Quanto è bello essere intervistati quando stanno iniziando le contrazioni. Serviti e riveriti anche colazione. Buongiorno. Guarda che non è che se ti metti così il bambino lo esce prima. No, non so se è pratico. Okay. Anche il menù. Com'è possibile che sono io qua col dolore e ti sto bruciando la frutta? Contrazioni? Sei qui per aiutarmi, non per... Romeo, non sbucci la mela. Ma che sei venuto a fare qua? Scusa. Supporto morale. Ma no, raga, cena. Sono le 8:15. Champions League, Real PSG. Probabilmente cambieranno Marica a distanza, perché c'è qualche probabilità per stanotte o domani mattina massimo. Sarebbe ora. Romeo non si decide. Quindi ci hanno trasferito in una nuova stanza, il bagno, anche questa è tutta per noi. Guardate cosa c'è qua. Qua c'è la principessina che fra poco. Non sappiamo ancora come, ma qua c'è la vista su Londra. Là in fondo si vede anche un pezzettino di City. Come stai? Mi volevo adesso ce lo dico.
martedì 15 notte 22:40, quindi quasi 16. Nessun segno ancora da parte di Romeo. Stanno decidendo se fare un cesareo o meno, perché Romeo è grande. Il problema è che Marika per 2 giorni qua che inizia a sentire contrazioni e soffre un po', però vabbè. L'importante è che stia bene lui, quindi vediamo che succede. Guarda che bel sole che c'è. Ok raga, è il 16, mercoledì 16 febbraio, oggi dovrebbe essere il giorno e probabilmente Marika fa, cioè senza probabilmente, abbiamo optato per un cesareo. Marika ci teneva veramente per un parto naturale, ma per le dimensioni del bambino eccetera era più indicato fare il cesareo direttamente. Lei non può mangiare, io ora sto facendo colazione, stamattina dovrebbe essere il giorno con questo panorama qua, raga. Sono rotte le acque, anzi ti hanno rotto le acque. Molto? No, è strano. Molta acqua? Un rubinetto. No, ma questo non lo pubblichi ovviamente. Cosa vuol dire un rubinetto? Ma quando apri il rubinetto del bagno, ce l'hai presente? Sì. E senti l'acqua, c'è anche un po' di pressione. Non fa ridere. Dopo 77 settimane da quando siamo entrati all'ospedale, siamo ancora qua. No, aspetta un attimo. Magari che inizia a avere contrazioni. No, comunque quel telefono è a rischio. Altra notte, altra partita di Champions. Però stanno iniziando un po' le contrazioni, quindi magari siamo più vicini. Vanno a prendere il rumore. Forte? Forte. Ciao. Sentiamo Romeo, Ciao Romeo. Is he alright? Yeah, he's crying. Okay. Romeo. Bellissimo. Adesso arriva, adesso arriva. Guarda che c'è già mamma. Ciao amorino. Amore, come sei soffice. Cosa c'è? Ciao. Ciao.
giovedì 17 febbraio 2022. Non credo che mi dimenticherò facilmente questa data. È nato Romeo. E sono andato un attimo a casa perché in ospedale dovevo lasciare 2 ore la stanza libera, c'ero 3 giorni, si sono presi cura di noi e non ho parole, raga. Dirò tutte cose scontate adesso, ma non so come sia possibile amare così tanto in così poco tempo un essere umano che non hai mai visto. Ripeto, tutte cose scontatissime che quando ho visto appunto tirare fuori Romeo dalla pancia, wow, niente, non ci sono parole. Mi sento molto fortunato, molto. Adesso sto tornando in ospedale, staremo lì 1 o 2 giorni, poi torniamo a casa, andiamo a prendere Romeo. Buongiorno raga, prima notte assieme a Romeo. Stanotte povero non è stato benissimo, che ancora deve abituarsi a mangiare e tutto il resto. Anche oggi ore di sonno forse 2, però è uno spettacolo. Ora vado a casa, verso le 10 posso tornare all'ospedale. Ha preso veramente tutto un altro senso, come ho detto ieri, tutte cose scontate, però è così, ha preso tutto un altro senso, che non vuol dire che si smette di fare tutto il resto, ma si fa tutto il resto con un'altra energia. Queste sono le prime sensazioni. No, ma no, i capricci non si fanno. You just don't know by far. In this world I'll be right by your side. Sabato 19 febbraio, sembra che siamo in ospedale da 2 mesi. Per me era solamente 2 giorni, sono stati 2 giorni intensissimi. Questo è il terzo, sono stati 2 o 3 giorni intensissimi. Ci terranno in ospedale fino a domenica per fare ancora un po' di controlli, però dovrebbe essere tutto ok. Il bambino sta bene per sicurezza, anche la mamma è molto stanca, povera. E poi torneremo a casa, vediamo allora. Domenica abbiamo avuto i risultati, tutto bene. E oggi 99% ci mandano a casa. Stanca? Si stanca? Tu hai riposato? Ascolta. Ciao amore. In this world I'll be right by your side with arms. Even if you don't want. Mamma, fra poco torniamo a casa. Sì. Raga, abbiamo il via libera, possiamo andare. Car seat, Marica è pronta. E qua abbiamo Romeo super pronto. Pronto, andiamo. Sei bellissimo, sei.